Perché ha un martello questo qua? Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui su Bryson Architect nel terzo episodio. Allora ragazzi, nello scorso episodio come potete vedere abbiamo realizzato una mensa, una cucina, le docce alla quale non arriva ancora dell'acqua ma va bene e dobbiamo aumentare le celle. Allora, in primis abbiamo 33 detenuti e soltanto 10 celle, quindi direi assolutamente di... Allora, quanti soldi abbiamo? 3.000, quindi un cazzo, perfetto. Allora, apriamo i rapporti e andiamo su arrivi. Allora, io sinceramente arrivi giornalieri per il momento lo abbasserei a 0. Vi spiego subito perché. Perché diciamo ogni giorno dovrebbero arrivare dei detenuti, ok? E non abbiamo... Oh, si è rotto il cesso. 81 danneggiato. Oh, mi sa che si stanno ribellando, ragazzi, mi sa, eh? Oh, perché da far riparato... Che cazzo è che mi... Chi è che mi sta menando il cesso? Cucci! Signorina! Ci sono panca danneggiata. Allora ragazzi, alcuni detenuti diciamo che certe volte si ribellano e ti spaccano le robe. Chi cazzo è che... Qual è il problema? Scusi, signore, entri un attimo qua dentro, signora guardia. Cazzo è che spacca le robe? Ah, è lui! È lui! Oh, menatelo! Combatte! No! Ragazzi, si sta ribellando Buckwell. Lo menate, per favore. Ecco qua, perfetto. Inconscio, perfetto, è stato menato dalla guardia e adesso è stato preso e ammanettato, ok, perfetto. Guardate qua, mi ha spaccato tutti i cessi. Senti, tu, ripara qua. Vieni qua, ripara il gabbicesso. Allora ragazzi, intanto direi assolutamente di non perderci in chiacchiere e fare una bella cosa. Allora, stanze. Dove sono i muri? Muri, materiali. Muro, perfetto, guardate qua. E facciamo così. Facciamo altre celle in questo modo. Perfetto, dobbiamo riproporre questa, diciamo, questo disegno di celle anche qua, in modo tale da aumentare gli spazi. Poi, oggetti. Compriamo i cancelli. Abbiamo soltanto 1000, ragazzi, quindi allora mettiamo per il momento 2 cancelli. Allora, prendiamo letto, ok, con l'R lo giriamo e mettiamo letto qua, e adesso mi serve il cesso e ne mettiamo uno qua e uno qua. Ovviamente dobbiamo portare i tubi, quindi utilità, tubo piccolo, tac e tac. E abbiamo fatto 2 celle, abbiamo finito i soldi, ragazzi. L'unico modo che abbiamo per far soldi è costruire un cortile. Quindi per il momento, guardate che facciamo. Allora, andiamo su stanze. Andiamo su cortile e dedichiamo questa stanza al cortile. Perfetto ragazzi, 10.000, pagamento finale per la sovvenzione. Abbiamo fatto il cortile, l'unica cosa che manca adesso è la porta per entrare. Quindi facciamo grande cancello, perfetto, lo facciamo qua, perfetto. Magari ci mettiamo... Ma guarda ragazzi, siccome oggi sono buono, guardate qua. Dov'è? Mettiamoci cabina telefonica. Ci mettiamo una cabina telefonica. Appunto per... No, ok, qua. Una cabina telefonica giusto per... avete capito, no? Perfetto, guardate qua. Allora, se noi andiamo in utilità. Allora, la luce qui arriva. Qua non arriva. Quindi direi assolutamente di... Come non arriva? Ci sono i cavi elettrici qua. Ma porca vacca. Stanno per arrivare 7 detenuti. Allora, io questa cosa l'avevo... l'avevo levata tipo, però stanno arrivando. Vabbè, sti cazzi. Vabbè, sapete che vi dico. Continuiamo le celle. Allora, oggetti. Cancello. Mettiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ho sbagliato. Ok, uno qua. Uno qua e uno qua. Ci serve anche passare l'acqua. Direi di passare un tubo grande anche per di qua. Ok, in modo tale che possiamo... Tubo piccolo. In modo tale appunto che possiamo appunto dare acqua anche a questi gabbicessi qua. Perfetto, facciamo così. Vabbè, no, qui non c'è bisogno di unirlo, l'acqua dovrebbe arrivare, perfetto. Così arriva l'acqua a tutte le celle. Mentre facciamoli lavorare, sono arrivati i detenuti?
Sì, sono arrivati 40 di 10. Aspetta, ma non l'avevo diminuito. Ah no, arrivi giorno di 7. Cazzo, non l'ho sbagliato io. Va bene, allora leviamolo. Guardiamo le sovvenzioni, ragazzi, perché ci servono altri soldi. Ce ne servono un bordello. Allora, centro amministrativo. Ok, quindi sì, salute, costruisci almeno due dottori, assumi uno psicologo. Ok, manutenzione alla prigione, assumi almeno due custodi, è troppo tempo. Diritto di visita, ok, questo qui lo dovremmo poter fare. Sicurezza base, assumi un comandante della sicurezza, questo qui è un bel problema. Educazione, bene, se lo sa, fa anche questo. Pulizia, bloccando le droghe, trova 10 narcotici illegali. No, ancora ragazzi, è molto molto presto per fare queste cose. Allora, io direi assolutamente di fare... No, aspetta, sali su, ok. Centro amministrativo, ragazzi, costruire due uffici, assumere un direttore e cominciare a fare le ricerche. Allora, ci ha dato 5.000, costruzione in mattoni, e direi di fare le fondamenta pure qua. Perfetto. Ovviamente il tutto ha bisogno di una porta, che per il momento magari la mettiamo qua, giusto per far allargare la stanza, ragazzi, perché altrimenti qui non va. Signori muratori, venite a mettere la porta, per favore, grazie. Eccolo qua, il nostro carissimo operaio che monta la porta. E adesso si dovrebbe aprire la stanza, teoricamente. Adesso potete vedere che stanno montando le luci e mi sa che devo passare l'elettricità. Sì, come vedete, ragazzi, questo generatore è arrivato al top, diciamo al massimo. Allora, facciamo una cosa, andiamo su utilità, condensatore, ne mettiamo altri due. Ho un pochettino più di energia, va bene. Allora, adesso facciamo cavo elettrico, perfetto. Allora, cominciamo a illuminare il tutto, quindi prendiamo le luci e illuminiamo le varie celle. Ok, come abbiamo fatto qua, come potete vedere. Ragazzi, guardate, è l'ora della mensa, guardate i cuochi che mettono sui davanzali tutte le varie cose. Siamo contenti di 10 ingredienti cotti. Tutto il cibo è sui tavoloni. E poi vedete appunto che loro stanno mangiando. Si sono seduti ai tavoli, diciamo seduti per modo di dire, ecco, si sono coricati sulle panchine, mentre i cuochi che lavorano. Guardate che figata, ragazzi. Però qua manca l'acqua. Ah, perché manca l'acqua? Perché manca l'acqua? Dovrebbe esserci l'acqua. Vabbè, facciamo tubo piccolo. Ok, perfetto, adesso dovrebbe arrivare teoricamente qua, e qua ci arriva, va bene. Ragazzi, ovviamente, perché sono un pirla? Perché se non do le stanze cella, ovviamente, non verranno mandati in cella i detenuti. Guardate qua che aumentano, abbiamo 14 celle, 15 celle, perfetto, abbiamo fatto 10 celle, ecco qua. Ovviamente se non do la stanza è ovvio che non verranno mandati. Però io stavo pensando che qua vorrei farci l'ufficio per le visite, però dovrei demolire questa cella qua in modo tale che appunto i detenuti dalle celle, diciamo, non devono uscire dalla prigione per arrivare alla stanza dei visitatori, mentre chi appunto viene a fare le visite, diciamo, per i detenuti, entra da qua e, diciamo, arriva da qua, diciamo un posto più sicuro, non deve appunto passare per le celle. Quindi sapete che vi dico, direi di fare proprio questo. Quindi, allora, rapporti, salute e benessere, no, dovremmo fare diritto di visita, eccolo qua. E l'abbiamo preso. Allora, niente, abbattiamo sta cella, quindi facciamo stanze e leviamo questa. Ovviamente dobbiamo smantellare il tutto. Perfetto, muro, dove sta il muro? Materiali, muro, chiudiamo questa parete qua, perfetto. Qua magari ci potrei fare tipo la reception, boh, non lo so, vedremo. Allora, facciamo stanze, dove sta stanze? No, scusatemi, oggetti. Qua ci mettiamo una bellissima porta dello staff. Stanza visitazione, guardate. Facciamo 7x8 e vediamo cosa serve. Servono soltanto i tavoli delle visite. Quindi tavoli e 3. Però ragazzi, sta succedendo un Oh, what the... Ragazzi! Oh mio Dio, no, non è una rivolta. No, semplicemente si stanno lamentando. Che problemi ci avete? Perché si stanno lamentando? Scusi, perché vi lamentate? Madonna, detenuto, perché ha un martello questo qua? Ok, ragazzi, diciamo che qui c'è qualcosa che non cosa. Diciamo che i detenuti si stanno semi ribellando e sono tipo mezzi morti. Quindi devo fare al più presto un'infermeria, ragazzi. Per fortuna, ragazzi, la rivolta è stata fermata, come potete vedere. Sono tutti detenuti inconsci. E per fortuna i poliziotti li stanno riportando in cella. Questo qua c'aveva un martello. Dove cazzo l'ha preso il martello? Vedete che è pericoloso. Cioè, all'improvviso si possono qua, diciamo, incazzare. Vedete? Comunque, la facciamo una porta qua e mettiamo il cancello.
in modo tale che i detenuti possono entrare qua. Raga, ho visto adesso che al magazzino non c'è luce. Porca vacca, sono un pirla. Allora, allunghiamo questi cavi. Ma ce la fa il contatore? Mamma mia, proprio guarda quanto ce la fa. Allunghiamo questi cavi e portiamo un po' di luce al magazzino. Ok, che qua ci sono sti qua poveretti che non minchia a fare. Ok, bravi, bravi, montate i cavi. Dovremmo fare la stanza a riposo. Sapete che vi dico? La facciamo qui. Allora, sì. Allora, facciamo una cosa piccola. 8 metri per 5, va più che bene. Ma sì, no, usiamo... Ma sì, usiamo tutta la parete. Che cazzo me ne fotte. E facciamo così. Perfetto. E qua ci mettiamo la porta. Ovviamente la porta dello staff. Poi, nella stanza di riposo che dobbiamo fare? Aggiungi un tavolo da biliardo. E qual è il problema? Lo aggiungiamo subito. Tavolo da biliardo. Dov'è? Eccolo. Almeno due TV. La madonna. Due TV e... Eccola qua, la TV. Dobbiamo aggiungere almeno due TV. Ne mettiamo una qua e una qua. Perfetto, bellissimo. Abbiamo due TV, visto? Che bello? Fatto. Ecco qua ragazzi, 5.000 pagamento finale per la sovvenzione. Abbiamo finito la stanza riposo. Dovrebbe essere la stanza appunto che serve allo staff, teoricamente sì, per riposarsi. Quindi teoricamente dovrebbe andare bene. Comunque, come vedete, abbiamo 19 celle e 36 detenuti. Qua ci sta un detenuto morente, ma va bene così, a noi non interessa, proprio tranquillo. Ragazzi, allora, assolutamente dobbiamo fare un'infermeria, assolutamente. Costruisci un'infermeria, assumi almeno due dottori, assumi uno psicologo. Lo posso prendere? Sì, perfetto. Allora, dobbiamo fare un'infermeria. No, ho sbagliato. Allora, facciamo quindi... Fondamenta. Per il momento facciamo un'infermeria qui. Perfetto. Sicuramente ragazzi ci saranno dei detenuti che staranno scavando tipo dei cunicoli sotterranei, no? Diciamo è un bel dito al popò questa roba, che se fanno i cunicoli sotterranei, ragazzi, io non avendo muro di cinta, guardate, cioè semplicemente dove arrivano sono già evasi. Quindi se noi andiamo qui in basso, allora potremmo fare perquisizione, clicca qua per iniziare una perquisizione, quindi ricerca in tutte le celle i detenuti, questo infastidirà i detenuti ma potrei scovare vari tunnel. Poi clicca qua per bloccare istantaneamente tutte le porte della prigione, poi clicca qua per mandare tutti i detenuti nelle loro celle, questo farà arrabbiare i detenuti se li tieni bloccati per troppo tempo. Diciamo questi sono dei pulsanti che potremmo utilizzare. Allora, diciamo che questo detenuto, Andrew Locke, sta morendo, è proprio senza vita. Diciamo, se prende altre botte è morto. Allora, richiede un'entrata. E qual è il problema? La facciamo subito alla stanza. Vabbè, mettiamoci la porta dello staff. Poi vediamo se abbiamo fatto una vaccata. Dobbiamo assumere due dottori. Quindi staff, dottore, cura... Ah, non possiamo ancora. Cazzarola. Per forza non possiamo. Dobbiamo ancora fare il centro amministrativo e poi fare la ricerca dei dottori. Quindi ancora non possiamo farlo, porca vacca. Dobbiamo risolvere subito, ragazzi. Allora, costruisci due uffici. Facciamo gli uffici qua, ragazzi. Facciamo gli uffici qua. Allora, stanze. E tiriamo un muro qua. Perfetto. Porta dello staff ne mettiamo una qua e una qua. Ok. E poi dedichiamo tutto agli uffici. E facciamo già due uffici. Uno per lo psicologo e uno per... Dai, montate il tutto, montate il tutto. State facendo... Perfetto, guardate lì che bravi. Ok, perfetto. Misure minime 4x4. Ai. Non va bene. Facciamo tac e lo freghiamo. Guardate ragazzi. Sono arrivati i primi visitatori. Guardate qua che figata. Guardate qua. Questo qua è figlio di Mosse, età 29 anni. Figlio di Mosse, età 27. Madre di Mosse, età 79. Il padre di Biswick, età 44. Madre di Biswick, 50. E figlio di Beta, 4 anni. Questa qua, ex moglie di Grant. Figlia di Grant. Ma porca vacca, che figata, ragazzi. Allora, adesso dovrebbero arrivare i detenuti, teoricamente. Aspetta, per... Ecco, infatti, guardate. Qui c'è Moss, qui c'è Biswitch e qui c'è Grant. Comunque riprendiamo gli uffici, quindi demoliamo questa parete. Ok, guardate ragazzi, allora facciamo uno e due. E qua oggetti, prendiamo la porta dello staff e la montiamo qua. Perfetto, guardate. Adesso dovremmo avere due uffici. Diciamo, vabbè, minchiata, diciamo, per accedere a un ufficio basta passare da un altro ufficio. Ma alla fine va benissimo così.
Allora, negli uffici serve una scrivania, una sedia e un armadio documenti. Quindi scrivania la mettiamo da questo lato e abbiamo fatto i nostri due uffici, come potete vedere. Dov'è? I nostri due uffici, ci aspettiamo che finiscono, poi dobbiamo assumere un direttore e poi ricercare, ecco qua. Ora dobbiamo assumere il direttore, quindi staff, dov'è il direttore, costo 1000. Eccolo qua ragazzi, abbiamo il nostro direttore. Allora ragazzi, da adesso in poi è una figata, perché adesso col direttore, se noi andiamo qua sopra, se leviamo sto coso e clicchiamo la burocrazia, non la burocrazia, la burocrazia è importante questa, potremmo fare le ricerche, ovvero in questo caso la, diciamo, la mission ci dice di fare la finanza e costa $500 e ci vogliono 6 ore, ovviamente 6 ore di gioco, se noi velocizziamo vedete che va abbastanza veloce. Perfetto, ovviamente guardate il direttore qui che fa le ricerche col suo tacchino. Ehi, che sta succedendo? Che sta succedendo? Finalmente potete vedere tutti che se ne vanno, figlia di Austin, figlia di Locke. Ragazzi, perfetto. In questo episodio, ragazzi, abbiamo fatto un bel po' di cose. Abbiamo un direttore ed è già qualcosa. Abbiamo fatto la stanza delle visite, anche queste, diciamo, ci siamo portati molto avanti. Io direi che nel prossimo episodio dovremmo fare assolutamente la l'infermeria, quindi dalla burocrazia dovremmo appunto sbloccare salute, che costa 500, a posto. E lo sbloccheremo, penso nel prossimo episodio lo dovremo sbloccato. Qui abbiamo gli uffici, ma ne dovremmo fare altri anche per lo psicologo e tutto il resto. E nulla ragazzi, io spero tantissimo il video di oggi vi sia piaciuto. Vi voglio bene, ad un prossimo video. Spolliciate, commentate, condividete. E nulla, ciao ciao.